Salve veri temerari, io sono Caverna di Platone in piena rivoltazione, puntata nuova di Dragon Ball Super. Allora, questa è una di quelle puntate che sarebbe stata magnifica se Dragon Ball non fosse mai esistito, cioè se fosse cominciato così, da queste cose qua. Purtroppo non è così, e tutte le cose che vengono recuperate sono un po' fastidiose. Di tutte le citazioni che vengono prese da Dragon Ball GT, da Dragon Ball, da Dragon Ball Z, questo è un discorso mio, personale, che sto facendo, fuori dall'anima del recensore, del critico, un discorso mio. Queste citazioni che ho visto nella puntata le ho trovate pesanti, le ho trovate fastidiose, le ho trovate non congrue con quello che stavano raccontando e che servivano a poco e niente, perché capisco che cercano di ripetere il corso della storia di 17. Solo che il corso della storia di 17, per quello che conosciamo noi, è una stronzata. Infatti è un personaggio che viene sfanculato quasi subito, ok? Ed è normale. Era normale fino a poco fa, adesso che è stato recuperato, dover vedere quali sono gli step fondamentali della sua vita, cioè il radiocomando per distruggerlo, spegnerlo, il fatto che Cell sia morto sul pianeta di Rekkaio, cioè io non lo trovo interessante, non lo trovo utile, perché il fulcro nevralgico della puntata è che 17 e Goku sono molto simili fra loro, sono due personaggi molto forti che però dentro nascondono, o meglio non nascondono affatto, un lato fanciullesco, ok? 17 può essere molto infantile certe volte, Goku bambinone scemo, quindi ok, da questo punto di vista sono molto simili, e il fatto che si accavallino durante la puntata per combattere contro questi bracconieri spaziali è piuttosto divertente, funziona bene. Anche il fatto che 17 sia un po' più furbo, dice vabbè, veditela tu con gli stronzetti, io vado a sconfiggere il boss di questo dungeon spaziale, e questo è molto divertente. Però il dover ricalcare queste cose, il capo dei bracconieri che cercava il Minotauro ha dentro di sé un dispositivo esplosivo e quindi vuole ricattarli. Il senso assurdo, cioè prima li ricatta coi soldi, ci ti pago, e poi li ricatta con l'esplosione. Vai direttamente con l'esplosione, no? Se hai qualcosa di meglio per metterli in difficoltà, vai con l'esplosione, no? Cosa gli dai a fare i soldi? Però anche questo è un modo per prendere tempo, ok, ok, ok. Ed è molto bello vedere che c'è questo dialogo che poi viene recuperato alla fine. C'è questo dialogo fra il boss dei cattivi e 17. Dice: io non combatto per la giustizia, io semplicemente sono contro tutte quelle cose che detesto, secondo me non è giusto che tu vai a cacciare gli animali, queste cose qua, no? E quindi mi fa venire il prurito questa puntata, proprio non la sopporto. Ed è interessante perché poi questa cosa viene recuperata alla fine, con 17 che chiacchiera con Goku, e vabbè, tu sei il salvatore del mondo, e Goku pensa: io non ho mai pensato di salvare il mondo, il mio intento era semplicemente quello di combattere con dei tizi più forti. Subito, però fermi, perché qui Toei si è salvata proprio di culo, proprio sfondamento anale totale, perché Goku subito dopo dice: però io non posso sopportare che le persone vengano ferite e che gli animali muoiano, perché questa è una cosa che mi ha insegnato mio nonno. Oh, cioè, finalmente ci abbiamo messo una vita. Ci abbiamo messo, quante sono? 87 puntate per arrivare alla descrizione del personaggio, per farlo bene. Sempre chiaramente nella visione di Toei, che ultimamente, grazie alla Dragon Ball Room, la sinergia con Shueisha ricalca un po' la visione di Toriyama, che l'ha sempre immaginato a Goku come un personaggio non così eroico, ma piuttosto non solo orgoglioso, non solo desideroso soltanto di combattere, ma pure un po' egoista da questo punto di vista, ok? E quindi si recupera sta cosa. E
quindi altre similitudini tra i due personaggi. Noi non combattiamo per forza per la giustizia, non si è scritto da nessuna parte. Casualmente la giustizia sembra essere dalla nostra parte, perché combattiamo dei tizi che vorrebbero uccidere tutti gli altri. Ok? Quindi Dragon Ball è una storia di congetture, è una storia di casualità, di cose che accadono. Allora, le citazioni, che non mi sono piaciute. Al di là del fatto che io ho la bomba dentro, anche 17 aveva la bomba dentro, il dispositivo, lo switch per far attivare questa bomba è uguale al dispositivo del dottor Gero per spegnerli. Vabbè, è proprio chiaro, no? Vogliono fare il riferimento, però che serve? Cioè, il design di questa astronave è una cosa proprio strana, cioè, come fanno ad avere un cosetto uguale a quel... Cioè, è follia, ok? È follia. Capisco l'intento, ma è follia. Poi, 17 che si sacrifica, quindi lo spinge fuori dall'astronave, gesto eroico, ma senza essere eroe. Ok, però Goku si teletrasporta, li salva entrambi e va sul pianeta di Rekkaio. Perché sul pianeta di Rekkaio? Perché è lì che è morto Cell e deve fare questo ragionamento. E chiaramente, direi anche giustamente, Rekkaio si incazza e che dice: fra, ma ogni volta che tu devi far scoppiare qualcuno lo porti qua. Dice: vabbè, ma tu sei morto. Vabbè, sono morto, comunque mi fa paura per queste cose. Ogni volta, cioè, Goku è veramente una palla al piede per Rekkaio. È una rottura incredibile questo ragazzo. Ragazzo, ormai c'ha quasi 50 anni. Anche se non si vede perché sono tutti giovani e belli. Pure 17 dovrebbe avere circa 40-45 anni. Però sono tutti molto giovani, si tengono tutti quanti molto bene, devo ammetterlo. Sarà che questa è una serie indicata per i bambini e non possono fare protagonisti vecchi, sarà per questo. C'è anche questo dialogo molto bello di 17 che si riferisce a Krillin chiamandolo il fratellone, Nisan, no? E Goku dice: Nisan, ho capito, è Krillin, è il piccoletto pelato, ma quello è tuo cognato. C'è già questa... Anche se è un peccato, perché noi non l'abbiamo mai visto. Perché dal modo di parlare di 17 si evince che c'è sta un gran rapporto, ok? C'è grande familiarità tra Krillin, 17 e 18, giustamente, è il cognato. Loro sono fratello e sorella, cioè si sono visti. Per quanto possa essere dilatato questo rapporto, perché lui vive comunque su questa isola, sta sempre a proteggere gli animali, gli interessa solo questo, vive anche lontano dalla famiglia, secondo me sarebbe stato più interessante far vedere la famiglia di 17, far vedere come interagiva con Krillin, 18 e Marron, sarebbe stato molto più interessante, perché poi stringi Dragon Ball funziona bene soprattutto nello slice of life, nei rapporti tra i personaggi. Sarebbe molto più interessante vedere queste cose qua, e anche perché poi mi fanno altre citazioni orribili, tipo costringono il tizio a farsi esplodere, e ora vi dico anche come. Costringono il tizio a farsi esplodere e gli esce dal naso una serie di stelle filanti coloratissime, cioè proprio la stessa cosa che faceva Gogeta Super Saiyan di quarto livello in Dragon Ball GT. Vi ricordate? Fa finta di sparare la Final Flash Kamehameha e invece escono fuori i coriandoli, questa cosa assurda. Senso dell'umorismo bruttissimo, anche qui succede questa cosa. Però come scoprono che non aveva nessun dispositivo per esplodersi, era tutto un bluff? Perché glielo dice Dende, il dio della terra, che mette le palle in testa a Rekkaio, che non è capace di capire una cosa del genere, nonostante sia il dio che dovrebbe vegliare su questo settore della galassia. E fra l'altro, sempre parlando di gente che dovrebbe vegliare su questo settore della galassia, c'è Giacomo, perché l'astronave è rimasta nello spazio e con l'aiuto della polizia galattica riescono a recuperare tutti gli animali che erano stati rubati, anche quelli di altri pianeti, e vengono arrestati tutti questi bracconieri. Chiaramente Giacomo si prende il merito di tutto senza aver fatto nulla. Ora vorrei capire da quale dei 28 pianeti
con forme di vita vengono fuori tutti questi animali. Adesso torna sempre questo discorso perché è una cazzata stratosferica, allora dovrà tornare sempre. Però sul serio, da quale dei 28 pianeti, Terra compresa, sono stati prelevati tutti questi animali? Ci tengo a saperlo, credetemi, è una cosa a cui tengo particolarmente. Vabbè, comunque, episodio che non mi ha soddisfatto più di tanto, ve l'ho detto perché... se non ci fosse stato Dragon Ball, Dragon Ball Z, se fosse stato solo Dragon Ball Super, ok, poteva essere anche una bella puntata, soprattutto se si fossero concentrati soltanto sul rapporto fra 17 e Goku. E comunque alla fine 17 accetta di entrare nel team di Goku perché gli deve questo favore, l'ha aiutato eccetera eccetera, quindi va bene, anche lui entrerà nel team, come se non lo sapessimo già, ci sono flyer e volantini ovunque, ma vabbè. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa puntata lasciandomi un commentino qua sotto, sempre qua sotto nella descrizione del video. Vi lascio i miei link social per seguirmi fuori da YouTube e anche dei link Amazon per sostenere economicamente il canale. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao, liberi di leggere e... Che bello, Dragon Ball Super! Stavo dimenticando anche quest'altra cosa molto importante. Chiaramente, quando sempre 17 e Goku discutono sugli elementi del gruppo della Terra, dell'universo, fa menzione a Majin Buu, ok? E 17 dice, lo stesso Majin Buu che hai sconfitto con la Genkidama? E in quel momento io... bestemmiato forte, anche perché nel manga, dopo aver sconfitto Majin Buu, siccome il Majin Buu grasso è diventato buono, se lo tengono insieme sulla Terra, eccetera, diventa un amico, per evitare che generi il panico, grazie alle sfere del drago, fanno esaudire questo desiderio, e cioè quello di cancellare dalla mente di tutti i terrestri l'esistenza di Majin Buu. Quindi, mi state dicendo che... che loro avevano già previsto che 17 poteva essere utile a qualche battaglia in futuro. Quindi hanno detto tutti i terrestri tranne noi e 17. Ovviamente, gran cazzata. Ovviamente, grandissima cazzata. Odio. E chiaramente, je suis une personne simple. Je vois Gohan avec les cheveux rebelles. Et je sais. Che è un buon episodio. Il mio francese fa schifo, però prossimo episodio. Gohan c'ha il ciuffetto e quindi tanta roba.